non ci ha dato una carta scritta, non ci ha dato un preventivo e non ci ha dato neanche la piantina delle case. Allora, se lui ci avesse dato la piantina delle case e farci vedere che è pericolante, lui ci deve dare un'altra segnalazione da un'altra parte, perché noi con i bambini non possiamo andare per strada, né da parenti e né da amici. E noi abbiamo fatto una carta scritta qui a lui e non abbiamo avuto nessuna risposta. Però non so dove andiamo, che fine faremo. Noi l'unica cosa che diciamo è che invitiamo al signor sindaco Stefano di venire qui sotto le case nostre. Doveva venire stamattina e non si è presentato e non lo so, sono venuti i vigili a farci il foglio dello sgombero, che dobbiamo andare con questo foglio direttamente dal sindaco. Però noi non andremo perché invitiamo a lui di venire qui sotto le case nostre. Noi chiediamo di aggiustare le nostre case e di venire qui lui personalmente a parlare con noi e di rimanere noi nelle nostre case, altrimenti di darci l'appartamento che sta facendo giù alla Sannella o qualche parte e di venire la magistratura e la finanza qui in presenza sua e in presenza nostra a parlare qui. Noi invitiamo il signor sindaco e quelli della finanza, a cui abbiamo avuto il foglio della finanza dello sgombero, invitiamo di venire qui sotto le case nostre per sapere una situazione definitiva e una casa idonea con una chiave e foglio detto da lui, che abbiamo anche registrato sul telefono, abbiamo registrato sul telefono di quello che ha detto il sindaco, e cioè abbiamo tutte le prove noi di quello che ha detto lui. Poi ci sta mangiando le parole a dire a casa di parenti e di amici non esiste, perché purtroppo noi, ognuno di noi hanno i loro problemi e a chi è litigato con i genitori, a chi i genitori sono morti e gli amici, non puoi vivere a casa di parenti e di amici. Un giorno, due giorni, tre giorni, però un mese, un anno, per amici non ti possono tenere.